Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Wii Sport. Anche questa puntata è ricca di ospiti. Abbiamo, come di consueto, Gabriele Gabbini, esperto di pallacanestro, giornalista, e diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Abbiamo Maurizio Zoccora Mazzo della Santa Lucia, Valerio Ioppolo, ahimè, infortunato della CM Fertiga Campari, e Stefano Millocca degli Sciacalli. Buonasera a tutti. Cominciamo da Maurizio, che gioca nel campionato degli over 40. Innanzitutto, questo è il primo anno in WISP. Come è andata? Come è cambiato qualcosa? Sì, allora, innanzitutto appunto è il primo anno dopo un lungo periodo sul CSI, abbiamo deciso di affrontare questa nuova avventura. Un po' di adattamento, la prima partita, parlando un po' di come è stato questa prima parte di campionato. Dopo la prima vittoria abbiamo inanellato qualche sconfitta un po' inaspettata, ma nell'ultimo periodo ci siamo ripresi molto bene, quindi forse c'era la necessità di adattarsi a un tipo di avversario che non eravamo più abituati ad affrontare. Prima affrontavamo tanti ragazzi giovani, insomma, e adesso siamo... A questo punto volevo chiederti appunto, siccome avete fatto un girone d'andata, anticipavi già tu, con, se non sbaglio, 2 vittorie e 5 sconfitte. Sì, tra l'altro proprio nella sequenza una partita vinta, 4 sconfitte di fila. Esatto, e poi girone però di Silver e avete iniziato a ingranare parecchio, sì, siete comunque diciamo su questo 2. Un po' forse ci siamo ritrovati anche noi che all'inizio magari spaventati, insomma, in qualche dici, modo. Può essere un nuovo campionato diverso, pensando a degli avversari appunto differenti come modalità di gioco. Forse ci siamo abituati, ci siamo adeguati un attimino, ci siamo ritrovati anche a livello di squadra, di convinzione, abbiamo avuto anche magari qualche infortunio, qualche assenza. E adesso ripeto, stiamo girando bene, siamo fiduciosi soprattutto per il futuro. Perfetto. Avete guadagnato il secondo posto adesso, ma con all'attivo 3 partite rispetto agli altri. E pensate di poter mantenere o addirittura migliorare la vostra situazione una volta che le altre avranno poi recuperato le partite? Beh, adesso puntiamo ad arrivare secondi nel girone, che ci sembra già un bel risultato. Dopodiché, con la fase successiva dei playoff, resettiamo tutto, ma ripartendo da dove stiamo finendo, insomma. Tra l'altro, visto numeri alla mano, voi avete da un lato il terzo migliore attacco, dall'altro però anche la miglior difesa, subite mediamente un 47 punti a partita. Quindi sì, soprattutto nelle partite, diciamo, nelle ultime partite siamo riusciti a mettere un attimino più di pressione agli avversari. E questo, siamo una squadra abbastanza fisica, intesa come atletica, forse più che fisica. Negli over 40. E questo che negli over 40 può fare la differenza. Nelle prime partite forse anche questo aspetto non siamo riusciti a mettere pienamente a fuoco, e quindi solo nella seconda parte abbiamo sfruttato questa opportunità, questa arma in più che possiamo avere. Grazie. Perché il prossimo turno poi ve la vedrete con la Cenerentola Eureka, o Eureka che dir si voglia. Sì, però mai dare le partite per scontate, le partite iniziano 0-0 e durano 40 minuti. Quindi... Ottima filosofia, nulla da dire. Dunque, passiamo alla CM Fertiga Campari, che è una crasi di diversi nomi. Sì. Abbiamo qua con noi Valerio Ioppolo, che purtroppo nell'ultima partita si è infortunato. Sì. E la partita però non è andata benissimo. No. Colpa dell'infortunio? No, non credo. Stavamo giocando male, eravamo a rotazioni ridotte. No, assolutamente. Merito del Quasimodo, che sicuramente ha giocato una partita intensa e si è riuscita a portare a casa i 2 punti contro la nostra compagine un po' così riadattata e un attimino con l'infortunio in corso, esatto, poi già eravamo 8 con l'infortunio in 7, insomma, esatto, sì, con poi i titolari tutti a casa a parte 2, quindi diventava un attimino più complicata. Loro poi hanno giocato bene, devo dire. La squadra è una squadra nuova, perché sì, è l'unione di 3 diverse squadre che si sono fuse. Esatto. Tu vieni dalla Tiriamo a Campari, sì, nome tra l'altro molto simpatico. Dall'anno scorso, ecco il fondatore. Ma da dove nasce? Da una serata al bar.
da una serata al bar, purtroppo così è nato così il nome, tiriamo a Campari. E come ti trovi in questo nuovo gruppo? Bah, devo dire che il gruppo è molto competitivo, sono tutti ragazzi giovani, tutti non ci alleniamo moltissimo, quindi voglio dire, siamo frutto della voglia di giocare insieme, la voglia di cercarci e adattarci, molto sacrificio, perché comunque numeri alla mano non tutti segniamo tanto, no? Nel senso, siamo più una squadra dedita a giocare, far giocare i nostri pupilli, diciamo così. Benesi, Daniele Marchese, Colzani, Cozzi, insomma, gente che riesce a dominare molto bene, anche da Dauskas, Dada, che riesce molto a... Sì, io sparo i nomi ai miei compagni. Che riescono a giocare molto bene, affrontare bene gli avversari. Poi altri, purtroppo, data la gioventù, non riescono. Chiaro. Ma senti, tra l'altro fai anche il modesto, nel senso che comunque l'hai fatta sembrare come se ve la giocaste per penultima posizione. No, esattamente. No, siamo secondi, per fortuna, cioè siamo giocati bene. L'unica grande che ci ha battuto è il Millennio, che non siamo proprio riusciti. Che, tra l'altro, se non ricordo male... 2-2, sconfitte però. Ma una cosa che mi incuriosiva è che a dispetto della vostra posizione in classifica avete una difesa parecchio permissiva. Sì, esatto, differenza canestri anch'io l'ho notata molto... È piuttosto importante. Sì, perché essere nelle parti alte vorrebbe dire avere una buona difesa, vorrebbe dire avere un buon attacco, insomma una bella differenza. Invece noi siamo sui 40 punti, se non sbaglio, forse anche meno. Insomma, siamo un po' permissivi. Infatti l'ultima, per esempio, la penultima con l'Amber, dove Marchese l'altro non c'era, abbiamo vinto solo i due, ma molte partite le abbiamo vinte così, overtime, l'ultimo punto. E noi ci svegliamo tardi durante la partita. Certo. Poi sarà molto hai citato tu per primo, quindi prendo un attimino via da quello che dicevi tu. Con la fusione avete ereditato questo giocatore barra allenatore barra dirigente, barra quello che volete, che si chiama Marchese, sì. Appunto. Quanto è centrale la sua posizione all'interno di questa squadra? Quanto è importante per voi? È importante, importantissimo. Purtroppo ci sono proprio azioni dove manca la lucidità di dover attaccare un canestro e di arrivare piuttosto a fondo, no? Al canestro, e non si riesce. Daniele si prende le responsabilità, e soprattutto dovuto dal fisico, non so, o dalle sue doti, effettivamente, perché è molto bravo, riesce comunque ad arrivare giù fino al canestro, prendersi un fallo, sì. A dare un po' la guida. Sì, va bene. Grazie Valerio. Grazie. Valerio. Veniamo agli sciacalli. Stefano, prima di tutto una curiosità. Sì. Voi siete capitati in una Silver dai tratti un po' zoologici, aironi, sciacalli, serpenti. Perché sciacalli? Perché in origine, per non pagare la palestra, si andava a giocare di domenica e quindi andavamo a rubare le ore. A sciacallare le quando ore. C'è una storia vera dietro un nome. Eh sì, esatto. E ora la situazione è cambiata? Sì, siamo cresciuti, anzi nel tempo siamo diventati anche più famosi. In giro ogni tanto vedi gente con la maglia sciacalla, quando sinceramente non sei. So chi sei, però vabbè, meglio. E oggi sei venuto con la felpa, sì, con la felpa di rappresentanza, giustamente, società serie. Si fanno riconoscere, tutto merito del coach che vi ha fatto, che sponsorizza. Senti, io lo chiedi, dopo un girone anche voi abbastanza complicato, sì, di qualificazione, avete preso, sembra, un buon ritmo adesso, sì, in Silver, tenendo tra l'altro gli avversari a una media di 40-45 punti. Cosa è cambiato? È cambiato che rispetto magari all'inizio, come un po' il primo collega, diciamo, abbiamo un po' ingranato e diciamo che noi giochiamo molto di istinto, diciamo, come se la partita ci gira bene, allora andiamo di foga e riusciamo a giocare bene, il canestro si apre, tiriamo nelle vasche da bagno, quindi quando invece siamo un po' così, allora ci andiamo a demoralizzare, soffriamo, quindi adesso sta girando bene, quindi va bene così. Infatti la prossima sfida sarà l'Alta Quota contro Cernova, conoscete? Sinceramente io personalmente no.
Quindi sono un po'... Che partita ti aspetti comunque, essendo insomma, i risultati dove... Diciamo che anche rispetto alle ultime partite siamo un po' più grintosi, riusciamo a mordere di più gli avversari, quindi sono decisamente fiducioso. Bene, ringraziamo i nostri ospiti, grazie per essere qua, diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre su WISP Milano Channel, condividete e buona settimana a tutti. Buona settimana, ciao. Buona settimana, ciao.